Ciao a tutti, oggi Ciao! siamo in Toscana, a Massa, nella stessa Montignoso. Siamo con Patrizia a fare un'altra arrampicata. Vediamo qui la falesia, questa è una falesia di arrampicata, ci sono tante vie. La falesia inizia laggiù, sono una ventina di vie, credo, più o meno. Per il sentiero continuo e proseguo per di là. Ora io salgo per la prima volta. Una via per di qua e sarà lunga un 20 25 metri, forse fino a 30, non lo so. Patrizia, com'è questo posto? Ti piace? Bello, mi piace la parte di qui, mi piace la parte di là perché si vede il mare. Vediamo che di qua abbiamo una vista sul mare. Siamo tra mare e montagna. Bello, Com'è questo posto, Patrizia? si sta bene, fa caldo. È mattina presto, ma non vi diciamo che ora è, ma fa caldo, molto E caldo. oggi si va al E mare. oggi si va anche al mare. Allora niente, allora ci imbrighiamo, ci Sì? mettiamo in sicurezza Sì? e iniziamo a fare questa via. Questa qua dovrebbe essere una via 5B, credo. Andiamo, ci vediamo in parete. Eccoci qua. Siamo pronti per partire. Patrizia è imbragata, io Sì? sono imbragato. Tutti pronti? Facciamo un check. Fai il check. Ok. Ok. Bene. Ok, pronti? Partiamo. Ah, un po' di magnesite. Eccola qui. Ok. Questa roccia che di la massa è diversa rispetto a quella che facciamo in Piemonte. Vero Patrizia? Sì, ha un aspetto completamente differente. Beh, siamo vicino a Massa. Non c'entra niente, però. Eccoci qua. Ok. Qua c'è il primo rinvio un po' alto. Ok, messo. Ok, ora vediamo un po' i rinvii dove sono. Eccoli. L'ho visto. Questa dovrebbe essere una bella paretina per fare un po' di esperienza. Qui in questa falesia ci sono diverse vie, tutte tra il 4C, c'è solo una, e il 6A. Quindi livello facile intermedio. Ma per me anche troppo. Allora vediamo un po' il secondo, il terzo rinvio, dov'è? Ah, là ce n'è uno. Qui le vie non sono molto ben segnate. Non so se è quello lì. Ah, lì ce n'è un altro. Ah, mi sa che è di qua. Andiamo in linea con Patrizia. Patrizia sei lì? Quindi penso che il rinvio sia quello. Allora è sulla destra, sulla mia destra. Sulla destra. Ok. In questa via qui c'è un sacco di prese. Buona. Ok. Ok, e questo è messo. E di là c'era un altro. Perché sulla sinistra c'è un'altra via. C'è un'altra via, vedi? Quindi era giusto questo. Sì. Sì.
Ma io sto lì con te con la partenza. Sì, allora, lì c'è un altro dritto di fronte a me. Ok, da quell'altra. Ok, messo. Mettiamo la corda. Ok, messo. Ok, allora l'altro invio lì sopra, passerò, penso qua sulla destra, sulla sinistra, no? Un po' di magnesite. Devo capire da mettere i piedi, le mani. Di qua. Di qua, allora, vado. Qua c'è un'altra. Che è messa. Sì. Ok.
questo punto qui. Questo punto è piuttosto. Ok. Qui andare di là, ma è un po' sosto. E poi ci sono delle prese sulla destra per evitarti. A stare via la prima volta, credo. Ok. Questo pezzo non me lo sento di farlo. Lo passo di qua. Mi aiuto. Queste fune. Ok. È qui tosta. Ok. Non mi ricordavo, cioè mi ricordavo. Ok, questo punto è un punto tosto. Minchia, direi che altre 5B tosto, così. Ok, e ora noi c'erano queste fune e non ce l'avevi fatto. Minchia. La testa è arrampicata.
Eccola. C'è il rinvio finale. Lo scrittone finale. Eccoci qua. Allora qui possiamo vedere come si fa a fare la manovra. La metto in sicurezza. E qui dice abbiamo scritto finale fisso. Ok, allora mi sono messo in sicurezza. Vai Matrizia, sono dammi corda. Mi faccio dare corda. Sì. Faccio dare corda, la passo qua dentro. Ok, ecco qua. Ok, così va bene. Poi c'è la coda doppia qui. Faccio la manovra. E sarebbe questa cosa qua. Passo da qui. Passi sopra. Sotto. Sopra. E tiri. E fai questa cosa. Questo 8. Poi si prende una ghiera. Passi la ghiera. La ghiera la passi nel servizio qua, chiudi e sei in sicurezza. Poi chiaramente siamo messi in sicurezza con dei rinvii fissi dall'imbrago all'anello di rinvio. Poi sganci il tuo 8 iniziale lo sganci, lo si sfa, lo riprendi e allora per sicurezza lo puoi anche rifare. Fai la doppia sicurezza, rifai l'8, eccolo qui. Lo si passa dentro, ce lo si rifà come lo fai all'inizio della salita. Ok, quello qui. Voilà. Doppia sicurezza. Ora sfatto, tira la corda al compagno. Patrizia, tira. Passo il gancio, tanto questo. Tirato? Ok, si è tirato. Ok, si sgancia quindi i rinvii messi inizialmente. E si può riscendere. Ok, così abbiamo fatto la manovra. Si è fatto passare la corda dall'anello finale, chiuso. Si può riscendere. Vai, scendo!
abbiamo qui la ghiera che ti fa tenuta e più un anello, più un otto di sicurezza in più. Allora togliamo i moschettoni. Vai! Ok. E questo pezzo qui, questo pezzo è il pezzo difficile di sta via. Io non ce lo faccio a fare. È tosto, eh. Vai! Lo si può fare di qua. Aspetta, aspetta! Ok. Vai! Aspetta! Ok! Ok! Vai! Aspetta! Vai! Ok. Allora, siamo arrivati. A terra. La mi guarda? Ok, eccoci qua, la corda è 70 metri. Ecco, abbiamo appena superato la metà. Ah, e quindi la via è lunga 18 metri. Ah, circa. Circa. Sì, 18, una ventina di metri. Ah. La via è una ventina di metri, quindi. Grazie alle attente misurazioni di Patrizia. Molto attenta. Ho visto che è passata la metà della corda, quindi. Patrizia, come andava la via? Come ti è sembrata? No, bene, bene, hai fatto bene. Ho visto che in un certo punto, che non me ne sono accorta, c'è una specie di di appiglio. Sì, c'erano le corde. Le corde. Perché poi c'era anche uno qua all'inizio, che però prima non avevamo visto, almeno io non avevo visto. Sì, le corde. Sono corde per tirarti. Sì, sì, sì. Sì, infatti questa via sembrava più facile, però c'è un punto, il punto laggiù in cima, sotto la cima della via, che è tosto, e ci sono infatti a fianco le corde per aiutarsi. Io infatti non ce l'ho fatta a farla normale, l'ho fatta aiutandomi con le corde. Però è una bella via, appunto, tosto, quella su in cima, che penso che sia un 6A, sarà 6B, non lo so. E comunque dai, la via l'abbiamo fatta, l'abbiamo aperta, in cima abbiamo fatto della manovra, interessante. E quindi per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!